EnoNews affronta oggi un argomento molto dolce perché è ospite della pasticceria 40 ad Ognina, Catania, e insieme al titolare nonché al fondatore Giuseppe 40 parliamo naturalmente di cose dolci. Una storia che parte quasi 30 anni fa, la vostra, e parte in una maniera del tutto particolare. Dovevate emigrare, poi avete deciso di rimanere nella vostra terra. Come è andata? È andata bene perché ci siamo nel tempo, ci siamo incrementati, portato a buon fine, diciamo, ringraziando a Dio con tutta la nostra passione, con tutta la nostra, diciamo, carisma dentro, che sembra che ci siamo buttati proprio a capofitto sul mestiere perché è una cosa che piace, lo facciamo con molto piacere e ci fa piacere continuare su questa tradizione. Dovevate andare a fare dolci in Australia, invece appunto siete rimasti qui nella vostra terra. Sì, perché ci ha chiamato molto la nostra terra, la sentivamo che poi una volta spostati era difficile forse ritornare e non ce la siamo sentita, diciamo, la terra proprio ci ha trattenuti. E appunto di terra parlate attraverso i vostri prodotti, che sono tutti prodotti genuini, strettamente legati alla Sicilia. Certo, si parla di ricotta, delle zone dell'Interland, dell'entroterra della Sicilia, si parla delle fragoline di Maletto, si parla dei fichi d'India che noi abbiamo sulla nostra terra, si parla di cotogna, di tutto quello che, diciamo, concerne la nostra terra, diciamo, che ci offre. Noi cerchiamo di metterla in atto tramite i dolci e con un po' di esperienza cerchiamo di portare ad un buon prodotto, a un palato raffinato di che la gente la gusta bene. Ecco, paste, dolci, dessert, torte, sono davvero tanti i prodotti che sfornate. Sì, sono tantissimi, usiamo tantissime materie prime che, sempre ripeto, di qualità, e poi cerchiamo di dilugare, diciamo, questi prodotti, di farli diventare con più possibilità al palato, alle cose, in modo che diamo più opportunità di gusti. C'è una specialità per la quale siete famosi? Poco fa parlavamo appunto di questo. Sì, noi, per dire, la ricotta l'abbiniamo al fico d'India, l'abbiniamo al caffè, l'abbiniamo a quei prodotti che, diciamo, cioè la nostra clientela ce lo richiede perché sono siciliani come noi. Ecco, un'azienda a conduzione familiare, si diceva, insieme ai fratelli Fabio, Riccardo e Carmelo, portate avanti questa attività ormai da 28 anni, siete vicini al trentennale. Qual è il futuro della pasticceria 40? Che idee avete per il futuro? Per il futuro abbiamo l'idea di ancora, abbiamo una 33 persone che lavorano assieme a noi, che ci collaborano, però abbiamo l'idea ancora di portare avanti a parte locale questo prodotto, i prodotti nostri tipici, li vorremmo portare anche esternamente a livello nazionale e internazionale.